Anche quest'anno Santa Margherita di Belice ha ospitato l'Alba della Legalità, manifestazione coordinata da Antonella Borsellino del presidio locale di Libera, Giuseppe e Paolo Borsellino. Una serata incentrata sulla legalità e i valori dell'antimafia, un momento di confronto e incontro alla presenza di magistrati, giornalisti e familiari di vittime di mafia. Diversi gli ospiti, poi premiati, che hanno ricevuto il Gattopardo della legalità. Si tratta del noto giornalista Sandro Ruotolo, di Alessandra Sciurba, portavoce della ONG Mediterranea Saving Humans, di Giuseppe Cimarosa, figlio di un collaboratore di giustizia e nipote del latitante Matteo Messina Denaro, e di Carlo Gerratano, capitano del peschereccio saccense Accursio Gerratano, che nei giorni scorsi si è reso protagonista del meritorio salvataggio in mare aperto di 50 migranti, episodio a cui ieri anche lo scrittore Roberto Saviano ha dedicato un articolo. Quando ci siamo allontanati dalla motovedetta, perché abbiamo fatto lotta adesso sciacca, perché non me la sentivo di fare qualche altro giorno di battuta di pesca, perché eravamo mentalmente sfiniti, i migranti ci hanno salutato con la mano sul cuore, e questo ci ha ripagato di tutto, tutto quello che abbiamo fatto, ma l'abbiamo fatto come chiunque di voi questa sera avrebbe fatto al mio posto, cioè è l'istinto umano di salvare, di aiutare qualcuno che ha bisogno, perché è una cosa è una situazione in cui tutti ci possiamo trovare, specialmente in mare. La manifestazione, che si è svolta all'interno del terzo cortile Palazzo Filangieri di Cutò, in piazza Matteotti, ha ospitato pure Enrico Fontana di Legambiente Nazionale, Anna Hernandez, giornalista messicana, il giornalista di Antimafia 2000 Aaron Bettinari, il noto magistrato Roberto Scarpinato, i ragazzi dello SPRAR di Santa Margherita e Sambuca, Salvo Ognibene, Salvatore Inguì, Toni Giorgi e l'intervento musicale delle sorelle Prestigiacomo.